Quella. Quel Renato l'ho conosciuto per caso. Appena lo vidi, la prima impressione. Ora capisco. Aveva la faccia di chi non avrebbe campato a lungo. Ci sono dei predestinati. È vero, sa? Come nei film. Quando ti presentano il personaggio più giovane, allegrone, fiducioso, bello. Capisci che sarà il primo a morire nella battaglia. Il primo. E ci voleva qualcuno che se ne occupasse con l'anima. Se me ne fossi presa cura. Nessuno di noi ha fatto niente per quel Renato. Nessuno di noi poteva aiutarla. Ma lei, quella donna. Non vorrei essere nei suoi panni. Non riuscirei a dormire sonni tranquilli. Io. Pronto? 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 Pronto, sì. Sono io, Renato. E chi vuoi che sia? Non ho resistito. Come? Non capisci? Aspetta, non si sente un cazzo. Aspetta, ho detto aspetta! Mi senti adesso? Certo, sempre lo stesso vizio. Che mi rompe le orecchie, proprio. Per farmela entrare fin nello stomaco, altissima! Permesselo in pace. Dillo. Immagino. Sì, l'immagino. Ah, credevi? Sei al punto che mi fai capace di prendere una decisione o perlomeno di rispettarla. Sono 9 giorni che mi sto torcendo. E tu lo sai. Non mi è venuta da te una parola, un gesto. Ma che coltello e manico? Tu non hai nessun... Dovresti essermi vicino. Addosso. Dovresti riempirmi di tenerezza. Di quello che vuoi, ma non lasciarmi così, credere che io abbia cessato. Perché non lo merito. Non me lo merito. Ma cosa hai capito tu di me? Che cosa? Ne avessi mai avuto una prova sarei pronto a riconoscere. Ma dov'è? Quale? Pensi che io ti tormenti, che ci goda... E non sai renderti conto con quale diritto io? No, cara. Con quale diritto? Se tu? No, cara. Il fatto è che vorresti metterti l'anima in pace perché hai detto sempre la verità. Credi che basti? La verità me la sbatto, sai dove? Che ne so, che ne so. Che ne so? Come? Era un'esclamazione. Una frase d'angoscia. Così per dire. Tu non puoi dire frasi così per dire. Non in questa situazione. No, cara, no! Non è così per dire, in questo momento io non dico così per dire. Le parole hanno il loro peso. A chi per 9 giorni è morto 24 ore al giorno, tu non puoi dire frasi così per dire. Che tormento vuol dire? Che tormento? Sì, basta. Sì, hai ragione. Non voglio più tormentarti. Sappi solo una cosa, cara. Io non ti amo. Ti adoro. E sarò felice soltanto quando sarai morta. Diciamo che Renato non ha voluto più vivere. Che cosa potevano fare i medici? Un organismo così giovane. Ci sono tanti modi di morire. Io non l'ho più visto da quella volta. Quella notte d'inferno, qui in questa stanza. I nostri incontri sono stati sempre talmente un disastro. Il mio incontro con Renato sa cosa è servito? A mettermi sulla strada di Enzo. Ecco la mala sorte. Questa, grazie.
Non va con Enzo? C'è troppa cattiveria in giro, caro amico. E poi Enzo è un ragazzo stupido. Il cinema è una parola che riempie la bocca, il cuore, il... e tutto il resto. Ma che fai? Sei matto? C'è una punta di roba che se passa un poliziotto qua sotto fa un salto che ci arrivi in terrazzo. Sai che ore sono? Le 5. E lasciami stare. Scusami Enzo, aspettami un attimo di là, eh? Scusa, ti richiamo io, grazie. Guardi in cucina, ci sarà qualcosa, deve esserci della mozzarella. Tu la devi piantare con questa storia. Ma non avevi deciso di non vederla più? Avevo deciso. Come se fossero cose da potersi decidere. Ma che avete qui, un muscolo e basta? Tu, lei, vi meravigliate. Come, non avevi deciso? Ma c'è qualcuno al mondo che abbia un cuore? Chi? Chi risponde? Silenzio. Quanto sei ridicolo. Ma chi ti credi di essere? L'abbiamo tutti un cuore, soltanto che funziona in un modo decente. Quando funziona? Certo, si può essere civili anche in amore. Questo lo dicono le persone aride come te. Ah, bella opinione dopo tanti anni di amicizia. Quando è così, comportati pure come un pazzo. È la roba tua, mettitela posta da solo! Eddie, non te la prendere. Non riesco a uscirne. Non ne ho la forza. Le hai telefonato? Non ho resistito. Accidenti. Ero quasi sicuro che stavo... 9 giorni, Eddie. 9 giorni. Poi le ho sbattuto anche il telefono in faccia. Pensavo che mi richiamasse ora. Niente. Ma tu che vuoi da lei? L'amo. Sì? E lei non t'ama. Lo so, ma ti prego, non me lo ripetere. Ma è così, Renato mio! Invece non è esattamente così. Te l'ho detto. Senti, Renato... Amarmi è la cosa che più desidererebbe al mondo. Ma non può. Allora se lo vuole, perché non può? Perché non m'ama. Ma se ci tiene a me, perché non abbandonarsi e lasciarsi amare? Forse mi stancherei io, guarda un po'. Può darsi cambierebbe lei. Tu credi che in amore ci sia qualcuno disposto a far da cavie? Che vuole Enzo? L'ho incontrato per la strada, sono 3 giorni che non mangia. Enzo! Lo metto in cucina, tanto per quello che ci serve. L'ha invitato a stare da noi? L'hanno cacciato dalla pensione. Almeno per qualche giorno, poi si vedrà. Ah, se ti pare giusto, un altro tra i piedi. Io non ho capito se questa casa è un casino o un ospizio di beneficenza. L'uno e l'altro. Se è per me me ne vado. Ma tu che c'entri? Stavamo parlando di Thea. E ti pareva? C'ho l'orecchio io. Guarda che ho sentito benissimo. Mica sono sordo. Ha detto un casino o un ospizio di beneficenza. Allora parlava di tutte e due. Questa era un'altra che doveva rimanere 3 giorni. Senti, che tu me lo debba rinfacciare ogni momento è una cosa che mi fa impazzire. La posso cacciare? Cacciala tu? Io? E che è la mia ragazza? Chi è? A Davison? Sì, la signora Davison. A Davison. La conosci? La motocicletta, no? La chiamano così, la motocicletta. Che significa? Ma come, le Harley Davidson? Se ne vedono tante in giro, quelle belle, grosse. Beh. E quelle si chiamano pure loro Davidson.
E a lei la chiamano così, la motocicletta. Hai capito? Anch'io ci sono allo sub. E come correva? Mi scusi, è una notizia che mi ha davvero scossa. È stata molto cara a venire. Ritornerà a Roma? Non so, forse quest'inverno. Se ritorna a Roma me lo faccia sapere. Ci conti. Lei è stato su. L'ha visto? Com'era? Morto. E guarda che sole, è spuntato nanni, profumo di rose, di caropoli e panzi, come un paradiso, e i castelli, e guarda Frascati, è tutto un sorriso, una delizia d'amore, una bellezza da incantar. Chi è quell'anima in pena? Chi? Quella al banco. Non lo so, lui lo conosce. Chi è? Uno. Non sono ubriaca che ne vedo due. Uno e poi? Uno che bazzica nel cinema. Si chiama Renato. Attore? Non penso proprio. Male. Per me dovrebbe fare l'attore. Non ditemi che non vi siete accorti che quel ragazzo ha sotto qualcosa. Lo spero per lui. Lella, a noi non ce ne frega proprio niente di quello che ha sotto. Nessuna delle vostre stronzate. L'istinto femminile le avverte subito certe cose. Miei cari, lì c'è sotto una donna. Allora, me lo presentate o no questo Renato? Dico bene? Mi è antipatico. Antipatico? Non ne ha l'aria. Giorgio, non fare lo schifiltoso, va a rimorchiare, no? Non ci penso nemmeno. Ho capito. Devo fare tutto con le mie mani. Ed è stile. Nella mia vita ogni piccola cosa deve venire da me. Ma che vuoi fare? Sta buona. Quando il destino bussa, avverto subito i colpi. Che si pappa qui, ho fame. Beh, dipende dal tipo di fame che uno c'ha. Da quali morsi vuoi dire uno si sente dilaniato? A quest'ora c'è sempre qualcuno che c'ha un buco da riempire. Fame, fame, stomaco. Allora un piatto di spaghetti. Ecco, questa è una buona risposta. Lo spaghetto! In questi posti ci si viene per divertirsi o, come si dice, per dimenticare. E non mi pare che lei si stia divertendo. Che cosa fa lei? L'indovina? La chiromante? La palla di vetro, dice. Perché non ci guarda dentro i fatti suoi, anziché in quelli degli altri? Ecco, vede? Non è necessario essere una chiromante per capire la sua situazione. Non senti come acido? E invece si sbaglia, io mi sto divertendo. E sa come mi diverto? A pensare a una motocicletta. A una che? Motocicletta! Lo sa lei cos'è una motocicletta? Penso di sì. E invece si sbaglia. La motocicletta non è una macchina come finora io avevo creduto e lei ancora crede. La motocicletta è una macchina come lei, con un serbatoio. Un bel serbatoio! Oh! Chi ci mette le proprie ambizioni?
degli spaghetti. Chi quello che gli pare piace, l'importante è che vada. E quando c'è il carburante, corre. E come se corre. Bum, bum. Dammi da bere. Sei un pezzo che è passato l'ultimo. Senti, imbecille, tu sei pagato per servire i clienti e non per... Mangi prima qualche cosa e non gridi. Dopo andiamo a bere insieme e faccio il bravo. E lei non assume atteggiamenti la Croce Rossina, che tanto il termometro non me lo metto. Mi voglio divertire questa sera. Facciamo la gara chi mangia più sveglio. Mo facciamo i numeri dell'otto, sta a vedere. Uno e due e tre. Questi spaghetti sono schifosi. Ascolti me, ci butti dentro un bel litro di benzina, forza. Così accendo le sigarette con la bocca. Non funziona, Renato ci vuole la pietrina. È il collo della finale. Senta un po', mi faccia sentire il suono del suo motore. Brum, 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 brum. Più svelto, più svelto. La scarpa, Renato, la scarpa. Questa sì che è una motocicletta di classe. Altro che Davison. Preferite il prodotto nazionale. Non capisco proprio dove può essersi cacciato. Forse da Fling. Passiamo di là. Che palle! Non si può passare la vita a fare da baglia a Renato. Tu hai la vocazione della baglia. E smettila con quella maniglia. Devo dirti una cosa. Allora? Che mi volevi dire? Una cosa bellissima. Cioè? Sono incinta. Eh? Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Una cosa bellissima, un guaio che ci è capitato tra capo e collo. Una roba fatta per caso e tu invece... Bellissima per me. Che brutta espressione, fatta per caso. Andiamo, andiamo, Thea, non fare la pazza. Siamo troppo giovani per una simile responsabilità. Un figlio è una cosa seria. Da farsi al momento giusto e con la persona giusta. È una decisione da prendersi insieme prima di concepirlo. Non lo si accetta soltanto perché sta lì e aspetta di venire fuori. Avanti, avanti, Thea. Facciamo quello che si deve fare. Eh? Non c'è bisogno. Il bambino non ce l'ho. Non c'è, calmati, non esiste. È tutta un'invenzione. No, adesso mi spieghi perché l'hai fatto. Per mettermi alla prova? Begli scherzi. Scherzando, scherzando, la verità salta fuori. Come sfuma presto l'amore e le promesse. Promesse? Quali promesse? Fra me e te non si sono mai dette sciocchezze. E in quanto all'amore, per piacere, non usiamo paroloni, va? Sei proprio un disgraziato. Ma senti chi parla. Tu manderesti in galera la gente. Ti inventi le cose. È tutta un'invenzione la mia, secondo te. Io non sto con te, me lo sto inventando. D'amore o promesse, dicevo, non se ne è mai parlato. Ti ho mai detto t'amo? Mi hai mai detto t'amo? No, ce ne siamo sempre dimenticati. Ci piaceva andare a letto assieme e basta, che è la soluzione migliore. Ci piaceva? Sì, ci piaceva. E se a me piace ancora?
Purtroppo è un contratto bilaterale, bisogna essere d'accordo in due. Non ti pare? Mi fai schifo. C'è Renato? No, non c'è. Veramente non c'è? Se non ci crede può fare il giro della casa. Credevo si facesse negare. È così strano quel ragazzo. Ma lei chi è? Non mi conosce. Mai vista. E sentita? Leila. Quella che canta? Proprio. La facevo più brutta. Cos'è, un complimento? Noi cantanti viviamo solo per la voce. Il resto non conta. Ma non ha freddo? Corazzato, eh? Senti un po', e tu chi sei? Carino. Ma come parli? Non ti va? Che sei un rude tu? E che carino non me l'ha detto mai nessuno. Male. Molto male. Che ci fai qui? Sono ospite. Di Renato? E di Eddie. Chi è Eddie? Edoardo. Renato e Eddie abitano insieme, non lo sapevi? Che razza di ospitalità. Come che razza di ospitalità? Quando ti scontri con una congrega di uomini, non sai mai dove metti i piedi. Parli proprio a parte. Lo conosci davvero, Renato? L'ho conosciuto ieri sera. Non c'è niente da fare. Meglio che te lo levi dalla testa. E chi ce l'ha in testa, eh? Sono venuta per carità cristiana, visto che stava male. E poi il destino, per me tutto è destino. Alle persone sensibili possono accadere cose molto strane, ti pare? Sì e no. Perché sì e no? Me lo dici? Dove t'hai ricacciata? Perché non sei rientrata stanotte? Ho dormito da una mia amica. Sono venuta a prendere la mia roba. Ho litigato con Edoardo, te l'avrò detto.
e volevo parlarti un attimo da solo. Ti ci metti anche tu? Povero Edoardo, ha passato una notte d'inferno. Io che... vabbè, lasciamo perdere. Tu che non si sapeva dove fossi finita. Ma chi reggerebbe al suo posto? Renato, mi stai a sentire? Vabbè, accompagnami a comprare le sigarette. Beh, allora che c'è? Aspetto un figlio. Allora è vero? Sì. E ho deciso di farlo. E perché hai detto a Edoardo che era uno scherzo? Perché non ha capito niente. Ha creduto che gli volessi fare un ricatto. Ma che ricatto? Edoardo è un uomo civile, non è mica così basso da... Riparlatene, chiaritevi. Che vuol dire gli umori di una sera? Vedrai, si troverà una soluzione. Sarà dalla tua parte. No. Io non voglio più vederlo. Mi ripugna. Mi offende il fatto che abbia creduto che lo volessi legare in qualche modo. Anzi, nel più basso dei modi. Questo volevo dirgli ieri sera. Che il figlio è mio. Che mi diverte tenerlo. E che lui non doveva sentirsi responsabile. Edino mi ha lasciato parlare. Ha preso subito la parola. È ricorso ai rimedi più convenzionali. Quelli ai quali sarei ricorso anch'io se avessi voluto. Senza neanche bisogno di dirglielo. Perciò... E tu lo sai chi sono io? L'hai visto, Merda? Come? Il famoso Shit, il film americano, che in italiano vuol dire merda. Ah, sì, sì. L'ho letto di questo Shit da qualche parte. Ma non ho mai pensato che volesse dire proprio merda. Ma non si poteva trovare un titolo più fine? Ma che campi a fare? Il protagonista, il famoso marchettaro italiano a New York, ero io. È andato pure al Festival della Pornografia di Copenaghen. È un film d'arte, sai. In Italia sti retrogradi non l'hanno manco fatto entrare. Se no a quest'ora sarei una star. A me per questa parte, se vado all'estero, mi fermano per strada. Sta a sentire le critiche. Lo conosci l'inglese? Dai qua. Leggi forte. Non sarebbe esagerato dire, no, chiamare il signor Enzo Ciccelli un grosso attore, perché egli qualcosa di grande, no, big, meglio grosso, ce l'ha sbattuto in faccia, diciamo, durante tutto il film. Ah! Pronto? No, non c'è, no. Non so quando rientra. Non lo so. Se viene, appena viene, ho capito, sì. È uscita presto stamattina. Ho capito. Davison. Buongiorno. Colei che non si deve amare. La Davison. Quella di René. Io conosco un tale che produce dei film. Ma niente merde d'arte. Filmetti commerciali. Ti va? Ti fidi di me? E fermala. Ti voglio aiutare. So che mi farei soffrire, so già tutto. Ma ti voglio aiutare. Ah, la possiamo affittare ad ore, questa stanza. Sei un gran villano. Io sono molto di più che un villano, io la caccio. Che ci sta facendo in casa mia? Renato, io... Tu fila! Beh, ti aspetti. Prendi la tua roba, ce ne andiamo. A casa mia c'è tutto il posto che vuoi. Scendo, ti aspetto giù. Tolgo il disturbo. Me ne vado.
spesso il destino ti fa incontrare una persona solo per fartene conoscere un'altra. Ma chi è questa pazza? È una che ho incontrato ieri sera. Ha telefonato la Davison, chiamala, sta in ufficio. Hai visto? Quando una cosa è finita, non è mai finita. Una cosa è finita quando si vuole che sia veramente finita. Che cos'è? Ripeti un momento. Verdi sicuro. Sì, ma che cosa? Aspetta, aspetta, lo so, un momento. Rigoletto. No, ignorante. Però Verdi l'ho indovinato subito, eh. Ti voglio mettere sulla strada. Ne abbiamo parlato poco fa. È un disco che mi ha regalato Eddie ultimamente. Ah, il trovatore. Già. Ma nell'alma dell'ingrato non parlò del cielo il dè. Non sai niente. Sì, lo so, ma è troppo difficile, io poi non ho orecchio. E come mai Edoardo te l'ha regalato? Per il mio compleanno. Ma come? È stato il tuo compleanno, io non ne so niente. E come facevo a dirtelo? Eri così occupata a non turbare la mia decisione? Scemo. E poi lo sai, da te non voglio niente, nessun regalo. Ho tutto o niente. Sì, però la vostra è una fissazione, dovete ammetterlo. Siete malati, cancro musicale. Quel povero grammofono un giorno non ce la farà più e scoppierà. Come me, esploderemo insieme e le schegge del mio cuore ti feriranno a morte. Che morte eccentrica. Scherza, scherza. A te piacerebbe vedermi morire, eh? Sì, perché non perdi un'occasione per buttare la cosa là. Anche al telefono. Sarò felice solo quando sarai morta. Certo, non capisco il suicidio per amore. Dopo qualche mese mi avresti dimenticato. È una punizione dubbia. Uccidere sì, ti ucciderei. Ah, mi uccideresti, eh? Non ne ho il coraggio, che peccato. Ma se un giorno un medico mi dicesse, metti, che tra un mese io dovessi morire, allora ti ucciderei. Ah, vuol dire che quando ti vedrò salire le scale di un medico, dovrò tremare. Scherza tu, continua. No, ti ho invitato io. Ma che stupidaggine è questa? Lascia fare a me. Ho detto di no. Va bene. Non vuoi che ti mantenga, eh? Magari. Ti piacerebbe? Sarei tuo. Ti piacerebbe che io ti comprassi? Io ti comprerei, ma... Ma nell'alma dell'ingrato non parlo del cielo il detto. Ma non hai un portafoglio? No, e non regalarmene uno, li odio. Gonfiano le tasche. Non ti si può far nulla, eh? Nemmeno invitarti a pranzo. Non vuoi niente. Cos'è? Hai paura di impegnarti con me? Spudorata. Ah, a proposito di spudorati. Che cos'è? Un aspirante attore, c'è scritto dietro. Nome, cognome, indirizzo. Nessun mistero. L'ho trovato in portineria, uscendo. Ho aperto, tranquilla. E mi è venuto talmente da ridere da sola per la strada che la gente mi guardava. Un idiota. Dimmi se uno si fa fotografare in queste condizioni e poi manda una signora... A una signora? All'agenzia Davidson. E il mio mestiere è giudicare le attitudini di un aspirante attore. Mica male, però, devo dire. Gli fa pubblicità, non è questo che voleva? Ti sono mancato? Sì.
E dove? Dove vuoi. Ah, non mi tentare, devo sbrigare un sacco di cose oggi. Beh, telefona, di che non ci vai. Sei la padrona, no? Già, ma non significa che possa fare il mio comodo, Renato, anzi. No, non posso davvero oggi. Ti faccio comodo solo quando pare a te. Mi usi per riempire le tue pause. Ma lo sai che sono mesi che non riesco a scrivere un rigo. Va bene. Allora, dove vuoi andare? A casa tua. Ho dovuto raccontare un sacco di bugie, non mi avranno creduto. Lo sai che non so mentire. Perché hai telefonato? Ma come? Non vado in ufficio e non avverto nemmeno. Perché mi hai telefonato? Ma perché volevo stare con te? Lo sai che mi piace stare con te. Io passerei un giorno dopo l'altro. Uno dopo l'altro. Sei un mostro. Non credo. Con chi hai parlato stamattina al telefono? Con chi mi ha risposto? E chi era? Ma non lo so. La vostra casa è sempre piena di gente. Che cosa vi siete detti? Ma se non so chi fosse, cosa dovevamo dirci? Non lo conosci, eh? Non ti ha detto chi era? No! Oddio, Renato, lo vedi, lo vedi? Ma tu sei pazzo. Se potessi, mi chiuderesti fra quattro mura per non farmi vedere e parlare con nessuno. E ti piacerebbe, vero? Ti piacerebbe. Così almeno non riceveresti fotografie oscene. Sai perché te le mandano? Perché sanno che se lo possono permettere. Ti sono mancato. Sì. Non ci credo. Meraviglia. Continuerà il bel tempo, che gioia. Sembri un barometro parlante. Non me ne frega niente del bel tempo, non mi piace. La bellezza della natura mi mette l'angoscia, mi fa morire di malinconia. Mi piace la città, almeno... Ma sei stato tu a voler venire al mare. E ora mi piace la città. Renato, su. Almeno mi concedessi lo sfogo di parlarne. Niente. Sfuggi, tergiversi, non rispondi. Tu mi ascolti quel tanto che ti basta per escogitare una scappatoia. E senza che io me ne accorga hai cambiato discorso. Ma se non tocchi altro argomento. E tu mi stai a sentire? Di che cosa vorresti che parlassi? Avresti dovuto telefonarmi subito ieri, quando ti ho sbattuto il telefono in faccia. Può darsi. Ma con te, se vuoi saperlo, non so mai quale atteggiamento prendere. Mi sembra sempre di sbagliare. Se faccio tanto, penso a chissà come verrà interpretato. Ho paura di ingannarti e poi deluderti. Perché ti sei innamorato di me? È una frase questa che mi fa impazzire! Ma che senso ha? Puoi distruggere Paride, Elena, la guerra di Troia, l'Iliade, l'Odissea con un'idiozia simile! E anche l'Eneide! Ridi. Mi fa ridere l'Eneide. Perché? Ma così, Renato. Non roviniamo quei pochi momenti che ci capita di passare insieme.
cose sullo stomaco che ti vorrei. Ti devo delle spiegazioni. Renato, tu non mi devi nessuna spiegazione. Ti capisco perfettamente. Guarda, ti assicuro, fra noi due, sono io che vorrei essere al tuo posto. Elena, ci sono molte cose nella tua vita che non dovrebbero entrarci per niente. E chi potrebbe giudicarlo? Io, per esempio. Coraggio, parlami un po' di tuo marito. Lascia stare David. Perché vi siete separati? Riprendetevi la casa insieme. Ma forse sarebbe più imbarazzante combinare quello che combinate. Tu sei pazzo. Hai la mente malata. Coraggio. Su, dillo che ti procura le tue avventure. O gli racconti di me. Ti consiglia, ti ricatta? Ti costringe, ecco. No, non mi costringe. E allora è un porco che si approfitta di te. Smettila. Non è così? E allora perché te lo trascini dietro? Che senso ha nelle tue storie libere di donna libera? È l'unico uomo che avrei voluto amare nella vita. Io ho sposato David che mi amava. Credevo di innamorarmi di lui. Gli volevo molto bene, ma non ci sono riuscita. Ecco la mia disgrazia. Quando l'ho lasciato mi sono messa a lavorare, perché David si è visto rifiutare tutto ciò che mi offriva, ancora oggi. Ho distrutto tutta una cosa che lui aveva creato su di me, meravigliosa. È stato un disastro. Per 3 anni ho provato con tutte le mie forze a far diventare sincero ciò che non era. Per un'altra donna, forse. Questo è amore. Per me no. Come il fatto che nella mia vita ci sono altri uomini. Non ha nulla a che vedere con l'amore. Non ho mai amato nessuno, Renato. Questo è tutto. David non mi costringe. Sono io che provo la necessità fisica di sentirmelo accanto. Purtroppo so vivere così. Tu fai scenate, insulti. Credi che ti tormenti solo tu. Che io, per esempio, abbia da combattere con me stessa per trovare una specie di sincerità. Non lo sospetti nemmeno. Sicché è lui l'unico uomo che vorresti amare. Penso che sarebbe giusto. Questo non significa che non potrebbe piacermi anche di più, forse. Amare te. Se avessimo il potere di deciderle noi queste cose. Ciao, Renato. No, Elena. Ciao, su, sii buono. Non ti lascio andare via così. Non ce l'ho con te, te lo giuro. Ho passato una magnifica giornata. Proprio. Ci credo. Magnifica, con te. Fammi venire su 5 minuti. In macchina non hai detto una parola. Era un po' stanca. Sono un po' stanca. 5 minuti, Elena. È necessario per tranquillizzarmi. No, Renato. Lo so come vanno a finire queste cose. Lo so, tu non mi vuoi più vedere. Ma non è vero. Non è successo niente che non sapessimo già, non ti pare? Io non me ne vado, io resto qui. Tutta la sera, tutta la notte, fino a che non scendi. Finché non mi direi che mi vuoi bene. Ma se non fosse così, non ci troveremo in questa situazione. Mi sento così colpevole. Ti amo. Tanto.
Amore senza amore. Renato. Non parlare. Amore mio, impossibile. Non pensiamo a niente. Né a me. Né a nessuno. Stiamo ingannando a vicenda. Io non l'amavo. Gli volevo bene. Lo stimavo infinitamente. Renato non desiderava né il suo bene né la sua stima. Voleva soltanto essere ingannato. Crede che l'avrei salvato? Sì. Renato, vattene. Io non posso ripetere con te l'esperienza di David. Decidi tu quello che si deve fare. Se mi vuoi vedere, io ti vedo, me lo dirai. Se non dobbiamo vederci, è meglio. Hai ragione. È finita, vero? È finita. Devo convincermi che è finita, scusa. Non potrò mai superare il rimpianto, quello che avrebbe potuto essere, se sapessi la calma che l'amore regala. È molto importante per un uomo, è la pace, dentro, il lavoro fuori, la vita. Renato. Stai tranquilla, appena comincerò a ragionare, non temerò più. E che farai allora? Sarò molto triste. E tu? Anch'io. Perché tutto questo sei così? Non te lo so dire. Perché di uno si diventa amante e di un altro no. Magari di uno che non vale niente. Del quale dopo poco ti annoi. E gli hai già dato tutto. Come Enzo, per esempio. Chi è Enzo? Enzo Cicelli, quell'attore preso dalla strada. Parli di lui? Di lui? Perché soltanto di lui? Potrei parlare di Gino, Alberto, di non so chi. Un numero, tra gli altri. Un numero, sì, ma un numero parlante. Sai come ti chiama? Come ti chiamano i numeri? Prima che te lo vengano a dire gli altri, te lo dico io. La motocicletta. La signora Elena Davidson. È volgarmente detta la motocicletta. Non puoi sapere il dolore, la vergogna, l'umiliazione, il dolore qui. L'onestà con gli esseri innamorati è una crudeltà inutile. Bisogna mentire. Avrei dovuto mentire a Renato. Non si può assistere alla distruzione che una persona giorno per giorno fa di se stessa e non soccorrerla. È troppo facile aver fiducia nel lieto fine, senza poi immaginare che per quelli che ci amano le cose volgono al peggio. Sì, doveva mentire.
Quello che dice è assurdo. Il suo amore era vero. Come ricambiarlo? Con un sorso d'acqua e fargli credere che fosse amore. Ma che cos'è quello che diciamo amore? Un impasto di errori, intuizioni, ignoranza, accomodamenti. Come ci costruiamo con le nostre mani un lavoro, una personalità? Perché non dovremmo costruirci un sentimento? Se si ha un materiale magnifico a disposizione, non lo si butta via. No, è inutile. Il fatto è che ci manca l'educazione del cuore. Dovrebbero mandarci a scuola fin da piccoli per educarci i sentimenti. Mi creda, io sono la persona meno adatta a dire questo. Perché io sono più dalla sua parte. Ho commesso i suoi stessi errori. Ho conosciuto un americano che ha vissuto 13 mesi tra i cannibali. Sere fa, un artista irrequieto. Si chiama Bill Strike. Uno strano tipo, interessante. Un po' obliquo. Come sarebbe un po' obliquo? No, ma non ti ascolto, è una cretina. Li ha trovati simpaticissimi. Però molto indietro in materia di rapporti sessuali. Semplici, tranquilli, secondo natura. Beati loro. Bill ha avuto un'idea straordinaria. Si è messo a dar lezione d'erotismo. Dall'ABC fino agli studi superiori. Impartendole personalmente? È naturale, a uomini e donne in privato e alla collettività in pubblico. Allora l'hanno considerato una divinità. Davano lunghissime feste in suo onore che lì sono tutte a base di sesso. Dio, che fatica. Certo, alla fine non ne poteva più, per questo ho dovuto lasciarli. Se sono a corto di divinità, io parto subito. Ma è stato un romanzo andarsene, non volevano lasciarlo, lo tenevano con le loro manine. Sono grandi così. Lo amavano e lo possedevano tutti, da tutte le parti. Ah, ma ci ha messo 3 mesi per uscire dalla regione così mal ridotto. Per 3 mesi non ha potuto chiudere occhio, anche adesso non dorme più, Bill Strike, non riesce proprio. Tutta la notte mi ha tenuta sveglia, ogni notte deve trovare qualcuno con cui parlare. Ma con lei? Ah, dice che fare l'amore con un uomo o con una donna adesso gli volta lo stomaco. Anche a me. Che cosa? Lo stomaco. Queste storie mi danno la nausea. Ma non è una storia straordinaria, l'ho detto 1000 volte a Fazio di farci un film invece di quelle merde che produce. Certo, con te nel personaggio di Bill. O magari preferisci fare un cannibale, eh? Li conosce tutti lei. Io la trovo una storia eccitante. Giusto. Il porco nella merda ci sguazza. E la troia che cosa ci fa? Ci canta? La stronza. Ma com'è ordinaria quella donna lì? Ma è questa la maniera, cretina! Ma che cosa andiamo, detto? Andiamo, andiamo, stracciacula! Stavamo scherzando! Sì, beh, gli scherzi del cazzo! Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole. Quel che sarà, sarà! Che cosa? Quando ci vuole, quel che sarà, sarà! Fazio, dai, è stato malinteso! Tra noi nessun malinteso! Domani alle 3 nel mio ufficio, buonasera! Andiamo, andiamo, cretina! E cammina! Leila. A te ti chiudo dentro a chiave domani, eh? La figura della stronza a me non l'ha fatta fare mai nessuno. Non fare la cretina. L'ho visto, sai? Le occhiate, gli sguardi d'intesa, la mano, la coscia. Anche tu sotto sotto, eh? Sotto sotto che? Mi sa che il film con Fazio non lo fai. Davvero? Te la mangiavi con gli occhi. C'hai le visioni tu? Sì, Bernadette. Perché la guardavi? Marazza. Tarazza. Stai attento che ti faccio srazzare io, eh? Te la rifai con me perché t'ha chiamato troia. Sei un morto di fame! Chiudi bene il cancello, sennò i maiali scappano. E smettila, dai, povera Leila. Ciao.
Ciao! Che voleva da te quel gentiluomo? Per un figlio. Cerca una ragazza da lanciare. Nella merda che produce, per dirla con la sua amichetta. Un film vale l'altro, sai. Tanto per cominciare. Ma, contenta te. Strano come certe decisioni di importanza capitale ti vengono in mente proprio nei posti più impensati. Stasera là, quell'ignobile riunione di tutti amici. Siamo sempre tutti amici. Che bella società, scendiamo sempre più in basso. Io li guardavo. E a un dato momento mi sono ritrovato a pensare che almeno una volta nella vita una decisione bisogna saperla prendere. Sposiamoci. Ma tu sei pazzo. Ma cosa ti salta in mente? Quando tutto è deciso. Ci hai messo un mese per convincermi che era giusto. Per te, per me, per noi. Fino anche per il bambino. E adesso salti fuori col matrimonio. Come sei sgradevole. Ah, io sono sgradevole. Non dico forse cose che sono state dette e ridette in questo mese. Mi vuoi mollare, mi molli. Mi vuoi sposare, mi sposi, fai tutto da solo. Perché mi vuoi sposare? Avanti, di. Perché è giusto. E questo basta per inventare un matrimonio. Mi ami? Mi ami? Lo vedi? Hai detto tu stesso che fra noi non si è mai parlato d'amore. E allora per piacere. Come vede non ci vuole niente a sciupare tutto. È troppo facile prendere, lasciare, giocare con i sentimenti degli altri secondo il proprio comodo. Io sono partita, me ne sono andata per aiutarlo. Credevo che le cose si mettessero per il meglio. Non riesco a interessarmi a quello che avrei dovuto fare e che potrò fare. So soltanto che sono molto infelice e che continuerò ad esserlo. Che fai qui? Non mi piace essere pedinata. Gli appostamenti sotto casa, poi. E non assumere quest'aria da vittima. È troppo facile al tuo posto. È comodo. No, Elena. La parte scomoda è la mia. Odiosa! Hai deciso di farmi recitare questa parte nella nostra storia e insisti! È una vigliaccheria! Non prendere questo tono con me! Me, il protagonista, l'eroe! E io la cattiva. Ti devo parlare. Ancora? Sì. Non ci siamo detto tutto, purtroppo. Sì, tutto, anche le bugie. Non ho mai detto bugie. Sono sempre stata sincera con te. E lo sai. Io l'ho detto le bugie. Per questo sto qui.
Ti sto aspettando da ora perché mi devo scusare. Mi devo far perdonare. Mi devo... La storia della motocicletta non è vera. Me la sono inventata. Per farti del male, per cattiveria, per umiliarti, per vederti distrutta. È stata una perfidia calcolata. Hai ragione a chiamarmi vigliacco. Non potrai dirmi che mi perdoni adesso più di prima. Io t'ho perduta. Hai ragione a disprezzarmi. Renato, non umiliarti. Non mi piace. Le arroganze, le pretese nei miei confronti sono le tue cose che preferisco. Anche se mi tormentano. Non ti perdono perché non ho nulla da perdonarti. Vero o no che sia questa abietta storia una cosa che non mi riguarda? Del giudizio degli altri, sai? Te lo ripeto, ti capisco. Vorrei essere io al tuo posto. Comunque sono quella che sono. Però non è onesto che tu voglia farmi credere peggio. Come puoi immaginare che io voglia davvero sporcarti ai miei occhi? È stata la disperazione. Se tu arrivi a capirla, mi potrai scusare. Basta, Renato. Non ne parliamo più. Non è successo niente. Devo dirti invece una cosa seria. Devo partire. No! Ascoltami, è per lavoro. Cosa devi fare? Dove devi andare? A New York, ci sto un po'. Si tratta della riorganizzazione degli uffici della nostra azienda. Era nell'aria, sai, ma ora la società ha cambiato azionisti. Nuove direttive. Senti, ho pensato che era una buona occasione. Una buona occasione? Sì, stare lontani per un pezzo, non vedersi. Non è la fine del mondo. Pensaci, senza rancore. Un'aspettativa può essere utile. Non decidiamo niente adesso, eh? Ti servirà, ti aiuterà. Ti servirà a capire. E quando ci rivedremo? E quando ci rivedremo? Di. Non lo so. Non lo so. Parti perché non mi vuoi più vedere. T'ho perduta, lo sapevo. E io qua sotto ad aspettare il tuo perdono, sicuro di avere il tuo perdono. Anche ieri sera, tutta la notte qua sotto. E tu non sei uscita. Forse non sei mai rientrata. Ricominci. Hai ragione, cara, sono uno stupido. Rovino tutto. Non so che dire, io non so cosa fare. Ma preferisco averti vicina e non avere niente. E lontana è nemica. Forse un giorno cambierò. Cambieremo, ci sarà una soluzione. O bisognerà avere il coraggio. Non lo dire! Il coraggio di sparire l'uno dalla vita dell'altro. No, amore, non farlo mai. Lascia che io ti ami. E faccia e disfaccia questo groviglio. Sarebbe la soluzione peggiore. Sopportami. È il sacrificio che ti chiedo. È un guaio che tutti e due abbiamo passato. Giura che non parti! Non posso giurarlo. L'idea che Renato non ci sia più mi fa impazzire. Non riesco a rassegnarmi, a convincere. Che è realmente accaduto? Lei gli ha parlato? Sua madre l'ha isolata, non l'ha fatta avvicinare da nessuno. Non so, come per un rancore verso tutti i suoi amici. Solo, nemmeno lei. Gli ultimi due giorni aveva perso conoscenza. Forse non ha capito allora. Che cosa non ha capito, signora? La notte prima di lasciare Roma, Renato ha tentato di morire. Lo sa lei?
Si era persino ubriacato per trovare il coraggio. Sei morto? Ma che succede? Perché non parli? Ti senti male? Guarda che me ne vado se non ti muovi. Conto fino a tre. Uno, due... Vattene! No! Mi piacerebbe aiutarti. Che posso fare? Dimmelo. Vorrei morire. È molto difficile morire, sai. Devo cogliere il momento. L'abilità è tutta lì, non lasciarsi sfuggire l'attimo. Da giorni sto innacquato. Ci riuscirò. Smettila. Mi fai paura. Perché non hai scritto di tornare? E dove? Elena Davison, mondo. Dice che è partita per farsi dimenticare. Così lei dice. Io dico solo per affari. Solo per i suoi affari, i suoi sporchi commerci. Se n'è andata senza una parola. A me neppure ci penso. Sarà un mese. E io e te a sbatterci la testa contro il muro. Già tu che c'entri. Bevi. No. Bevi, ti prego. No, basta, Renato, non voglio bere più. Bevi! Ho bisogno di te. Ti saluto, Renato, me ne vado. No, tu resti qui. Credi di poter fare quello che vuoi? Quella si può permettere ciò che vuole. Non ha bisogno di niente, di nessuno. Tu no! Perché credi che improvvisamente io t'abbia telefonato? Perché sei una disgraziata. No. Una povera cantante fallita, una che si accontenta di pagare una marchetta per sopravvivere. E io dovrei fare l'amore con te. Mi fai ridere. Morire da ridere. Smettila. Smettila, ti prego. Forse anche tu hai un cuore. Ma sepolto com'è sotto questa carne? Chi può ferire? Stupida. Stupida. Non è vero. È peggio di te. È una schifosa peggio di te. Scusa, scusami. Tu non c'entri. Perdonami. Un attimo. Sì.
Torino? Sì, grazie. Ah, ho dimenticato il trovatore in macchina. L'ho preso io. Mi mancherei molto, sai. Ma credo che sia la soluzione giusta. Ma... tua madre ha l'idea di averti di nuovo con sé? Non ha voglia di vederla. E perché? Proprio perché mi starà addosso. Sì, ti capisco. Sapessi come ti capisco. Forse non è la soluzione migliore ritornare in famiglia nello stato in cui sei. Ma d'altra parte dove vai? Fuori, solo. Qui non puoi più stare. L'altra notte mi hai fatto paura, lo sai? Dovevo farti ridere. Disprezzati pure, avanti. Certo, caduto dentro anziché fuori. Che pagliacciata da quattro soldi. Stupido, ma non è questo il punto. È che in certi momenti bisogna sapere qual è la decisione giusta da prendere. Io ho preso la mia. Voglio sposare Tea. Svelti, signori, la carrozza è in testa. E così sposi Tea senza amore? Con affetto e con un figlio mio. Qualcosa di costruito, insomma. Credimi, per me è la soluzione giusta. Come per te è giusto sradicare tutto. Non ne vale la pena. Ti sbagli, vale sempre la pena. Secondo te? Nel presente caso la mia opinione è quella che conta. Buongiorno. Buongiorno. Per favore, metta lei il bagaglio a posto. Sto malissimo. Forse è meglio che tu parta più in là. Torniamo indietro. No, parto, parto. Qui non ci posso più stare. Mi sento come distrutto dentro. Completamente svuotato. In carrozza, prego, signori. Venga. Grazie. Ah, il trovatore. Prima che d'altri vivere, io voglio tuo morire. Eh? Chi lo dice? Che hai detto? Non capisco. Non mi scordare di me, Leone.
Sarebbe stato troppo facile trovarti padrone di una cosa che non hai voluto. Ho seguito i tuoi consigli. Del resto eri tanto distratto che non te ne sei nemmeno accorto. E li trovo utilissimi. Non ti azzardare a darmi degli attributi. Un mese fa mi hai insultata per non averlo già fatto. Non ho scelto il momento giusto, è chiaro. Ma credimi, non ho il temperamento né la forza per alleviare la tua solitudine. Voglio trovare la mia strada. Voglio arrivare, Eti. Io voglio arrivare. Francamente di te e degli altri non me ne importa niente. Comincerò certamente male, lo so. Potrà essere ripugnante l'inizio, ma ho capito che si comincia così. Credevo che fosse un mestiere di merda, ma fino a questo punto... Lei mi disse pure eccetera, eccetera, eccetera. E io gli dissi beh... Alzati, cretina! Sono arrivati! Ciao! Dio, che fatica! Ciao! Non sai che traffico che c'era? Ci abbiamo messo un secolo per arrivare. Non so come non sono morta per la strada. Che ti sei messo te? Mi fa male il sole. Ma che è salute, vieni che fai schifo. Io resto rosso, non divento mai nero. Che dite, eh? Abbiamo girato quasi sempre in esterno. Ciao. Va. Volete un drink, qualcosa da bere? Brodo caldo, cappuccino, una tisana, un cazzo, non so. E te? Sta dentro con lei la farsi bella. Le occorro chiamarla. Non le dia fretta, tanto la luce non è buona. Però la cretina non l'ha mica mollata. Quello non è affatto cretina, figurati se si fa mollare. Lui se la porta per fare bene. Ragazzi, su, sono arrivati. E a me mi fa comodo, così lei... Ecco le nostre linee. Ciao. Ciao. Sono molto emozionata di farti un'intervista. E fai bene. È nata una stella. Lui le interviste le fa, ma non gliele pubblicano. Amore, non fai più notizie. Ah, lo sapete di Renato? Beh? Eddie è andato su, me l'ha data la serva. Ma com'è stato? Non si sa, ho telefonato Eddie per caso. Poveraccio.
Stava già male, ma certo non si pensava. Quanto mi dispiace. Anche se non c'avevo una gran simpatia, però... È tutto per quella maledetta storia. Povero Renato. Ma va, e uno se la prende per la Davison. La conosco bene, quella là. Ma chi è questo Renato? Quel nostro amico, come? Quella sera da Leila. Ma non c'era Renato quella sera da Leila. Ah, già, lui non c'era. Era venuto solo Edoardo. Eila! Oh, finalmente un'entrata giusta. Su, su, ragazzi, allegri, beviamo e bando alle malinconie. Leila, lei non beve? Non vuole qualche cosa? Una Coca-Cola? Se la infili fra le cosce, è il posto giusto. Mi fate schifo. Mi viene da vomitare. E vado a vomitare in un altro posto perché questo mi fa orrore. Ero venuta a chiederle calma, pace. Mi dispiace. Questo è tutto. Come vorrei risentire questo grammofono strepitare. Mi desfordarmi, mi desfordarmi, mi desfordarmi.